Nel Vangelo di oggi, preso da Matteo al capitolo 13, dal versetto 24 e seguenti, leggiamo: Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania? Gesù racconta una parabola che parla di una seminagione ad opera di un uomo che semina del buon seme nel suo campo, ma un nemico di notte semina della zizzania. Alla crescita, accorgendosi dell'inconveniente, i servi chiedono al padrone se possono estirpare l'erba cattiva. No, risponde, perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Il padrone preferisce attendere, pazientare fino al momento della mietitura, quando la zizzania sarà estirpata e bruciata. La parabola ci mostra la pazienza di Dio e la sua misericordia. Invita tutti noi ad entrare nel nostro campo seminato di buon grano, assediato da erbacce, nel cuore dove si intrecciano radici di bene e di male. La parabola racconta due sguardi, quello dei servi che fissa sull'erbacce e quello del Signore che vede il buon grano. Veniamo così invitati a preoccuparci prima di tutto non della zizzania, dei difetti, delle debolezze, ma di avere un amore grande, un ideale forte, una venerazione profonda per le forze di bontà, di attenzione, misericordia, accoglienza, di libertà che Dio ci ha dato. Facciamo in modo che esse irrompano in tutta la loro bellezza, in tutta la loro potenza e vedremo le tenebre ritirarsi e la zizzania senza più terreno. E tutto il nostro essere allora fiorire nella luce. Dobbiamo amare noi stessi, cioè il positivo che è in noi, venerare la parte luminosa del cuore che viene da Dio. Agli occhi di Dio il bene è più forte, più importante del male. Il buon seme conta più della zizzania del campo. Una spiga di buon grano vale più di tutte le erbacce della terra. Dio è paziente e misericordioso, lento all'ira e pieno di amore. Da Lui dobbiamo imparare l'arte della pazienza e della tolleranza, soprattutto in una società come la nostra, in cui sembra prevalere l'odio, il disprezzo, l'intolleranza, l'arroganza. Chi crede non ha fretta, chi ama è paziente, è tollerante, è comprensivo. Come Dio, non abbiamo fretta rispettando i tempi di ciascuno. Non pretendiamo di fare terra bruciata intorno a noi. È bene essere tolleranti per il bene nostro e di tutti. Come Dio ama tutti e la pazienza di aspettare che i cattivi si convertano, così anche noi sappiamo tollerare e avere pazienza. Alla fine il bene trionfa sempre. A tutti auguro una serena e buona giornata nella pace del Signore.